Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non Atikmile ed hanno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo in investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori Atikmile non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni in investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. L'opinione espressa dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Atikmile, a meno che non sia stato specificato. Avvertenze sul rischio: CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere il denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti del cliente al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Atikmile UK LTD e Atikmile Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Ok, allora adesso io mi sposto in piattaforma. Allora, vediamo un po' gli indici come sono messi. Intanto saluto Tony. Ciao Tony, buon lunedì. Allora, indici che stanno, Tony, provando un po' un tentativo di rimbalzo. Sto vedendo adesso il Nasdaq che quota 8.563, quotazione del TIC 1000. Per gli amanti dell'analisi tecnica che seguono un po' l'analisi tecnica sul daily, vedete come ha fatto un rimbalzo proprio sulla media mobile a 100 periodo, quindi chi ama le medie mobili può aver visto questo setup. So Tony che tu non segui l'analisi tecnica, era una domanda anche di venerdì che io mi sono segnato. C'erano un po' di domande anche di venerdì che non siamo riusciti a rispondere perché le domande ogni volta sono sempre tante, numerose, questo ovviamente ci fa piacere. Quindi direi questi indici che provano un rimbalzo, Tony, non segui analisi tecnica, quindi sicuramente non, questa spiegazione non è di natura tecnica perché è rimbalzato sulla media mobile, ma ci saranno sicuramente altre dinamiche, come si parlava anche venerdì, di possibili prese di profitto su questi short che erano Beh, stati vabbè, aperti. magari ha rimbalzato anche sulla media tecnica. Fai riferimento al DAX o al Nasdaq 100? Nasdaq Allora, 100. se c'è una contestualità di medie tra tutti gli indici, può darsi anche che conti anche questo fattore. Fatto sta che al di fuori di tutto, se rimbalza il Nasdaq e lo Standard & Poor's, è evidente che anche il DAX rimbalzi. Se coincidentalmente, se uno mi chiede adesso come mai sta andando il DAX rimbalza così bene, io ti rispondo in maniera questo oggettiva e sicura. Che poi ci siano anche implicazioni di ordine tecnico, non lo escludo. Evidentemente il DAX sta fluendo. Così anche un po' l'Italia sta fruendo del fortissimo recupero che si è avuto venerdì sera sugli indici americani, fortissimo. Poi tra il weekend c'erano sempre brutte notizie, c'è stata un'apertura con i future americani rossi che in parte però perdevano. Attenzione, sono importanti questi passaggi. Quello che avevano recuperato dalle 5 e mezza, orario di chiusura degli indici europei, alle 22. Quindi la prospettiva degli indici europei sarebbe stata intorno alla parità o poco sopra la positività. Invece, poi questi future, durante la notte, complice i mercati asiatici. In particolare anche il Nikkei, poi stavo andando a guardare prima di collegarmi, vedo Shanghai che fa più 3,15%, lo Shenzhen Component qui fa, Shenzhen fa più 2,65%, insomma vedi la Cina a 50 più 2,59%, quindi complici anche i rimbalzi delle borse asiatiche, molto importanti, i future americani sono saliti, coinvolgendo poi di rimando anche le aperture che ancora devono avvenire delle piazze europee, perché ricordiamo che le piazze aprono alle 9, sono in future che aprono all'ora all'1 e un quarto, mi sembra il tedesco, e alle 8 per l'italiano, e via di conseguenza la carambolata.
che poi ci sia un discorso di recupero identificabile anche tramite l'analisi tecnica negli indici principali che coinvolge tutto, è probabile, non lo so. Però se uno dice come mai sta recuperando Max, come mai sta l'Italia più 1,36, perché la risposta è obbligata, perché il Nasdaq è a 6,6 e perché lo Standard & Poor's è a 2, ha recuperato 3.000 punti e via così dicendo. Però può darsi che ci sia un'implicazione anche di ordine tecnico che coinvolgono poi tutto. Questa è la mia idea, per essere chiari e precisi. Per quello che riguarda le motivazioni, parte sono le solite, quelle legate alle banche centrali, ovvero hanno fatto sapere con qualche minuto prima delle chiusure Powell, che insomma sostanzialmente a marzo verranno abbassati i tassi di interesse, parlo della Fed. Si discute addirittura se doppio taglio o singolo taglio, 0,25 e 0,50, insomma le obbligazioni prezzano esattamente questo scambio, e quindi c'è un po' di recupero. Dal punto di vista invece della situazione coronavirus, le informazioni che ho io sono quelle che avete voi, e evidentemente insomma la situazione è molto molto pesante, rimane tale, si spera e si confida in un miglioramento, però insomma non ci sono particolarità riguardo, ecco, non ci sono particolarità riguardo, e quindi questa è la situazione. Dal punto di vista operativo, un'Italia leggermente sopperforte gli altri indici, vediamo la Germania che addirittura, mentre ha fatto 100 punti, ha fatto una cosa strepitosa la Germania, perché è arrivata, era 12.030 mezz'ora fa, DAX 12.020, ha aperto il minimo 11.744, adesso la vediamo addirittura a 12,2, 2%, lo stesso Nasdaq 100 sta recuperando in maniera importantissima, ha aperto la bellezza di 300 punti sotto, qui si va tanto al metro. L'Italia un po' sottoperformante, noi seguiamo, sapete che io seguo anche molto l'Italia, sottoperformante ma sempre molto buona, perché meno male ha recuperato 22.300 punti, addirittura siamo a 3,60. E via così. Quello che evidentemente posso dire io è che l'Italia, dal punto di vista economico, è quella che, almeno dal punto di vista mediatico, perché poi le cose magari l'Italia le dice, altri stati non le dicono, qui le conosciamo meglio, è quella che sta subendo più di tutti, perché dal momento che l'amministrazione americana decide di non far volare più gli aerei dagli Stati Uniti a Milano fino a maggio, è una cosa decisamente spaventosa. Spaventosa, poi magari ha ragione loro, io non sono di quelli che prende le posizioni per forza contro, se uno fa uno sgarbo all'Italia, non ne ho idea, rimango agnostico, perché vale a capire che io non queste cose qui. Però, analizzando da uomo di borsa, la situazione è gravissima, perché una città come Milano, che non ha ai voli interdetti a tempo indefinito, perché poi ci sono anche rinvii, qui i bambini sono rimasti in casa, stavo dicendo proprio a Giuseppe Ciricolo che anche noi come famiglia abbiamo un'attività di agriturismo in Toscana, non c'è una azione, non ce ne ha, le strutture alberghiere stanno andando male, le partite di calcio vogliono andare al cinema, ho pagato anche una tesserina, qui la tessera del Medusa, non potevo andare al cinema perché cliccavo e non trovo niente su questa tesserina qui.
non trovavo niente, poi ho capito che i cinema erano chiusi a Bologna, non lo sapevo neanche, nel sito mi dava sempre sito in manutenzione, qualcuno ha detto che erano chiusi, per cui insomma evidentemente questa è la situazione. Ho fatto un articolo, qualcuno l'avrà letto di voi, sulla situazione delle borse, dove sostanzialmente ricordo che tre cose sono importanti. A, che i prezzi, tutto sommato, che vediamo, non so, di Nasdaq 8.600, sono prezzi che c'erano a novembre, dicembre, c'erano 2 o 3 mesi fa, insomma, non è che sono prezzi a sconto, un'occasione mai vista, un'occasione favolosa e tutte queste cose qui, no, assolutamente, sono prezzi normali. Due, ci saranno sostanzialmente primo e secondo trimestre, primo trimestre sicuramente dei dati macroeconomici mondiali molto molto brutti, per forza. Infatti sentivo le persone ieri che dicevano il dato della manifattura cinese molto brutto, ma è scontato, ma insomma se uno fa dei ragionamenti, se uno, io vivendo a Bologna forse ho maggiore sensibilità, ma non credo di essere solo, è ovvio che avremo un prodotto interno lordo decisamente negativo, non so la percentuale, ma secondo me oltre meno uno, e secondo me rischierà di averlo anche la Cina, però forse i mercati, ecco, non sono così stupidi da meravigliarsi più di tanto, e questi meno li stanno scontando con meno 15% sostanzialmente che si è avuto la scorsa settimana. Questo è il discorso. La cosa per cui conviveremo con dei molto negativi, se mai, e penso che sia verrà debellato il virus, verrà circoscritto, verranno i casi, insomma, finirà tutto, la ripresa dell'economia sarà certa, per due motivi, perché il tasso incrementale, cioè il delta rispetto al trimestre precedente, essendo un trimestre spaventoso, spaventosamente fiacco, quello che ci apprestiamo a chiudere il 30 marzo, ma probabilmente anche quello successivo, a partire da giugno, nella speranza che sia finito tutto, sarà estremamente semplice e basterà una normalizzazione dell'attività come era fino a un mese fa per avere un incremento. Per di più, secondo me, ci sarà ancora maggiore voglia di spesa, maggiore voglia di uscire, di dar vita a quelle cose che magari uno ha rinunciato nel precedente mese, per cui potrebbe esserci un recupero importante, in modo che magari l'anno 2020, non dico che sia un anno economicamente esaltante per tutto il mondo, però non così grave, quindi le borse, che sono brave a capire questi ragionamenti, potrebbero anticipare tanti ragionamenti e partire e non affossarsi più di tanto. Quello che però ci tengo a dire, parlo io, è da veterano, vedo molte scritte, molte persone che dicono è l'occasione quasi del secolo perché con sto tonfo qui regalano la roba. Anche un signore mi ha chiamato, qui regalano la roba. Come dire, ma questo non è vero che regalano la roba, perché ripeto, vado tutto a memoria, io vedo qui FIB 22 360, mi sembra che il FIB a ottobre, 3-4 ottobre, sia arrivato a 22, cioè vado a memoria, magari sbaglio, però abbia fatto 22, 2200. Non parliamo del DAX, del Nasdaq 8.6, 8.6, ricordo, ripeto, a luglio con gli 8.000 sembrava carissimo, e lo standard pure a 3.000 adesso sembra poco, ma fino all'altro giorno era molto, per cui non è che siano proprio dei prezzi a sconto unici che non saranno mai più rivisti, perché come sti prezzi qui non sono incredibili. Ecco, questo tipo di ragionamento io non lo sposo, perché sono prezzi, c'è stata una correzione, e questa volta il termine correzione è un termine corretto, perché correzione vuol dire che l'esuberanza dei prezzi precedenti è stata calmata, e questo potrebbe dar via dal punto di vista dell'investitore, dal punto di vista dell'investitore, a una lentissima graduale
attenzione di nuovo a rientrare negli asset azionari, ma io non so, penso e dico quello che penso, e se dico così non è che per dire così voglio dire cos'ha, perché poi io vedo quando uno dice una cosa si interpreta molto in maniera elastica. Io dal mio punto di vista ovviamente non so quale sarà il minimo, però comincio a pensare che questi prezzi siano interessanti. Dal punto di vista infraday, credo che invece l'Italia stia, pur guadagnando l'1,5%, possa andare molto più sotto, ma molto, ecco, mentre parlavo, il mago, ecco, all'apertura, stavo per dirvi esattamente, attenzione, l'ho detto anche prima, esattamente quello che sta succedendo, all'apertura del cash, lo finisco, l'Italia possa andare un po' più sotto, parecchio più sotto, un po' più sotto, comunque io ero short a 3,30, e perché? Perché l'Italia sta vivendo, parlo dell'Italia, sta vivendo un momento drammatico più importante del dramma globale. Tutto qui, perché l'Italia è quella più colpita. Ieri sentivo che in Italia siamo arrivati a 1500, 1600 casi. Ed era il caso clamoroso quando io stavo attaccato qui col monitor di Sky che disse in Cina siamo a 1200, in Cina, ma la Cina non so quanti abitanti ha, un miliardo e mezzo, 1,4 miliardi, ecco, per cui l'Italia è arrivata a quel livello lì, ma al di fuori del numero degli infettati che ha una importanza modesta per me, cioè non è tutto lì. Non è importante il numero degli infettati, non è importante. Intanto sto guardando l'Italia che il future è stato bloccato, però l'indice sta andando abbastanza bene. L'indice sta andando abbastanza bene. Siamo sul Io adesso vedo 22,3. quotazione 22.252. Ma si muove? Si muove da voi perché il future Eurex, il future ufficiale è bloccato. Eccolo, Sì, adesso è adesso è 22.252. fuori. Perfetto, perfetto, siamo a questi livelli qui. E quindi, visto che siamo anche qui a dare qualche consiglio, io, l'avete già capito, sarei scoraggiato dall'entrare oggi longa sull'Italia a questi livelli. Evidentemente, con la volatilità che c'è, se dovesse scendere 300 punti, potrebbe già di nuovo essere interessante. Però, insomma, vedo in questo 22,3 molto non coerente con le notizie. Io guardo le notizie, non guardo le medie mobili, per cui mi aspettavo un'Italia molto debole, perché se uno legge quello che sta succedendo in Italia, vede le gravità, insomma, non avere gli aerei su Milano è spaventoso e può subire determinate cose. Fortunatamente, per chi è a rialzo, per chi ha delle posizioni un po', diciamo, il resto del mondo è migliorato molto, quindi con la Germania, mazza, oh, la Germania ha perso 200 punti mentre va là, vabbè, qui non puoi parlare un attimo che cambia tutto. E quindi, insomma, tutto sommato, questa è la mia idea. Non credo che ci siano tonfi della settimana scorsa, però la volatilità rimarrà decisamente più ampie, per cui io sono short di UFIB, poi io faccio operazioni molto più veloci che l'ho data prima mentre parlavo con voi a 22:30 e magari mi accontento anche di prendere 150-200 punti se riesco a prendere. Ecco, questa è la mia priorità. Per quello che riguarda gli altri indici, mi sembra ugualmente un po' in eccesso il Nasdaq, perché stanotte ha fatto 6 e 2, 8, 8.220, 8.220. Adesso siamo 8 e 6, per cui senza entrare nel merito né tecnico né geopolitico né economico, quando c'è volatilità, per la logica, mi piace più sparare quando è alto e comprare quando è basso. Mi è piaciuta molto venerdì, l'abbiamo detto, comprare più da basso, mi sembrava si rischiasse meno. Oggi,
visto che ci troviamo 400 punti sopra, forse è meglio, si rischia meno comprare da alto, ovviamente nessuna garanzia, però questa è la mia impressione. E quindi questo è quanto, giornata di rimbalzo, però un rimbalzo costruito più dalla voce, dal fatto che le banche centrali, la banca centrale agirà, però le banche centrali possono essere meno importanti in questa situazione, perché andare a passare il denaro in una situazione dove non faciliti la domanda, cioè non è che siccome uno adesso ha il denaro ancora più gratis va a investire, a fare una vacanza o a investire nella propria azienda, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui questo serve solo come stimolo psicologico ai mercati. Ecco, questo è quanto. Se ci sono domande, altre discussioni, oppure continuo. No, no, sì, Tony, tra 50 minuti, poi ricordo che c'è un dato sul lato tedesco, indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero di febbraio, con un previsto di 47,8 contro un precedente di 45,3. Tony, sicuramente adesso questo dato adesso viene previsto come un dato positivo rispetto a quello precedente, però non si tiene conto dell'impatto che appunto quindi Esatto. sarà quasi sicuramente negativo. Provo a dire quello che so, magari mi sbaglio, però vi dico quello che so io. Il dato, forse una volta l'ho già detto qui o da un'altra parte, il dato dei direttori degli acquisti, no? Voi sentite dato direttore degli acquisti, che poi sono molto simili, è il PMI anche, Purchase Manager Index, cioè indice degli acquisti dei manager o PMI, chiamiamolo come volete. Ecco, questi dati qui sono dati molto efficaci, molto seguiti dalla borsa, dalle borse, perché di fatto vanno a interessare. Non è che si mette un ufficio tipo l'Istat a fare delle ricerche sul prodotto interno lordo, vede quanto sono stati i consumi, i redditi, le spese, il turnover, i fatturati delle aziende e battezza un prodotto interno lordo, battezza un dato effettivo. Poi per la borsa sappiamo che i dati effettivi sono già vecchi, non è una raccolta di dati effettivi, è un'intervista di sentiment, si dice così, è un dato che scaturisce dal sentiment degli addetti all'economia e che sono molto efficaci perché è in grado velocemente di dire quello che succederà la settimana dopo o il mese dopo. Quindi se tu vai ad intervistare centinaia, 200, 300 direttori degli acquisti o direttori in genere delle aziende più importanti o di aziende significative, poi fatte con una certa logica, lo fai di varie aziende settoriali, insomma, se tu fai questo tipo di lavoro e lo fai bene, hai e i direttori si impegnano a rispondere coerentemente senza fare i furbi, hai la situazione di quello che faranno le principali aziende il mese dopo, ad esempio, nell'ordine di acquisti. Quindi, essendo avvenuto questo dato, queste raccolte di domande, adesso qui purtroppo vado dentro in qualche cosa che so il concetto, ma non so esattamente le tappe una dopo l'altra, però ci siamo già capiti. Mi sembrerebbe strano che in questa situazione qui in Cina, ad esempio, il dato delle 2 di notte di sabato che tanto ha sconvolto un cinese dica sì, noi ordiniamo a mani basse, ecco, noi abbiamo un agriturismo di famiglia, non è che ecco, se intervistano mio padre, non è che dice sì, qui stiamo ristrutturando tutto, stiamo cambiando l'arredamento, stiamo comprando. No, dice qui non facciamo niente perché non c'è una preoccupazione. Questo è il ragionamento. Per cui evidentemente questi dati qui bisognerebbe sapere che giorno sono stati fatti, però non dovrebbero essere nessuno positivi. Ecco, per cui se dovessero fare una cosa analoga per l'Italia, qualche cosa c'è, sicuramente l'Italia
con Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Alto Marche e bloccate, parte del Piemonte, non vedo come si possa migliorare rispetto al mese precedente o anche come sentiment, per cui questi dati sono brutti. Però è vero anche che questi dati, il mercato è furbo, sa che sono dati temporanei e che probabilmente saranno ribaltati nella seconda parte. Questo è un po' il ragionamento che facciamo. Quindi bisogna vedere il timing, quindi se uno fa scalping, trading, è meglio che stia attento ad andare long prima dei dati e magari approfittare, se uno è investitore, se i dati portano parecchio giù o anche in ottica di scalping, perché poi il mercato snobberà tutti i dati, snobberà, diciamo che metterà in considerazione che i dati siano negativi e quindi grossi capitomboli non ci possono essere. Ok, perfetto. Io adesso lascio un po' di spazio alle domande. Ce ne sono diverse. Marco ti chiede: è auspicabile un ritorno sui massimi del gold? Allora, gold che ha preso una bella mazzata venerdì, io tra l'altro l'ho anche shortato. Allora, al massimo vedo in piattaforma 1690, quindi Marco, io credo che si riferisca un po' forse sul, diciamo, non a breve, ma sul lungo periodo, su un ritorno sui massimi. Per me sì, però scordiamoci ormai di interpretare il gold come era interpretabile fino a qualche periodo fa. Cioè il gold, lo traduco, il gold non è più un bene rifugio, è una commodity, sarà anche per le politiche delle banche centrali, sarà per tutto quello che sta succedendo, però il gold, chiedo scusa, ma va per i suoi. Cioè, nel senso che abbiamo visto quasi il crollo del gold, quasi il crollo del gold nel momento in cui le borse stavano veramente crollando. Cioè, si è sempre detto che il gold è bene rifugio per eccellenza, io per primo, e quindi volevo vedere come andava il gold nel caso in cui le borse crollassero, e il gol si vede che ha scontato prima, però lo diciamo dopo, a dirlo dopo è semplice, un'eventuale debolezza delle borse, si è apprezzato moltissimo e paradossalmente quando crollava tutto è anche crollato il gold. Ci sono due teorie scritte che vanno in giro del perché motivano questo crollo del gold. Una è quella dei margini, ovvero siccome molti operatori, fondi comprano anche con margin debt, cioè comprano a debito, effettivamente il crollo delle quotazioni fa sì che i margini a garanzia degli asset diminuiscano e quindi in qualche modo il gold, che era un asset sempre con prezzi di carico inferiori, evidentemente con degli utili, è stato liquidato come appunto bene anche rifugio, se vogliamo dirlo, per sopperire ai margini che stavano progressivamente diminuendo. Per cui vai a prendere proprio un travaso di liquidità per salvaguardare o cercare di coprire gli ammanchi generati dal meno 15% globale degli asset, si è andato a raschiare nel barile. E si è preso l'oro. Questa è una teoria. Io non la sposo più di tanto. L'ho vista scritta, l'ha detto Angelo Giavarella ieri. L'ho vista scritta su Sole 24 Ore da altre parti. Per cui non è plausibile, però mi sembra esagerata che ci possa essere addirittura un sell-off per questo motivo qui, per i margini. Secondo me vale quel motivo che dico io. Quel motivo che dico io è proprio legato invece alle gestioni personalizzate, alle gestioni e alle diversificazioni dei portafogli globali. I portafogli vengono costruiti con delle logiche ferree, money management, e quindi se c'è un sell-off vuol dire che molti sono usciti dalla posizione azionaria per poi rientrare, e quindi aveva meno senso avere un fattore protettivo
che si identifica nell'oro. È logico perché, giustamente, se io ho delle azioni, tengo l'oro per bilanciare il portafoglio, se io non ho più le azioni, do via anche l'oro, perché a quel punto il portafoglio non sarebbe più bilanciato, avessi solo oro. E questo è il meccanismo un po' che si è creato. Comunque tutti e due i motivi sono plausibili. Va detto, a onore del vero, che questi motivi li diciamo dopo e dirli dopo non vale, nel senso che io do una spiegazione giornalistica, ecco, diciamo così, ma non mi voglio fare bello perché nessuno, perché poi quando si parla di oro io sono attentissimo, nessuno ha detto scenderà l'oro perché col sell-off i margini saranno importanti da recuperare, nessuno ha detto questa storia della diversificazione del portafoglio, che siccome le azioni sono un asset importante, se lo vuoi diversificare devi prendere i safe asset, si chiama così anche loro, safe asset, allora di una vendi l'altra, la diciamo dopo tutti all'unisono, lo diciamo dopo, però dirlo dopo non vale, a onore del vero. Però voglio rispondere alla domanda e poi finiamo con loro. Io ci ragiono, io ho avuto la fortuna, insomma, la parziale fortuna di uscire a 1623, proprio venerdì alle 15:58, per quanto oggi poi già lo rivedo a 1600, e però l'ho visto anche a 1690, 1680, per cui io l'ho venduto perché scendeva sempre, dico aspettiamo che ho anch'io qualche margine prima di andare a perdere tutto, non volevo trasformare il grosso guadagno in perdita e l'ho fatto più una mossa istintiva. Ciononostante, quando io sono uscito da loro, mi sono ripromesso di rientrarci. Ma io vado con le mie logiche. Quando magari andava benissimo venerdì a 1580. Perché? Perché credo che l'oro, così finiamo il discorso sull'oro, sia stato venduto proprio per questi motivi qui tecnici. Ma non perché hanno visto nel loro una non valenza sostanziale della commodity. Quello lo puoi vedere sul petrolio, lo puoi vedere sul rame, lo puoi vedere sul natural gas, ma non sull'oro, perché ovviamente il petrolio nessuno ti può mai recuperare, garantire che recuperi per forza, perché se c'è meno consumo, effettivamente il petrolio può fare fatica. Beh, sull'oro per me c'è stato un sell-off di natura tecnica, quindi perdurando per me questa situazione di stabilità generata sia dal coronavirus, ma più che altro dal casino che fanno le banche centrali, voi sapete che io sono convinto che le banche centrali facciano, magari sono costretti, oh, intanto sono a 120 di FIB, qui questa la facciamo bella, mi sono messo 25-120. E mi stanno per eseguire. Ecco, lo dico perché l'ho fatta, dichiarata, e adesso vediamo se lo facciamo. E quindi giudico che se uno è insaccato sull'oro, io la terrò. Ecco, mettiamo 125, 120, non me lo fanno mica. Oh, eseguito. Bene, ha fatto 200 punti, 210 punti. Bene, meno male. Allora, vedete Ottimo, come l'Italia? Vedete l'Italia? Questo è tutto registrato. Però l'Italia, l'ho detto alle 9, l'avevo detto, ma l'avevo detto per davvero, l'Italia ha una situazione spaventosa rispetto agli altri paesi. Adesso, perché insomma, se blocchi Milano veramente, adesso tu sei meridionale. Però, non ho, ma se blocchiamo la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto dal punto di vista economico, dai, insomma, ecco questo qui. Quindi non vedo come l'Italia possa, almeno per qualche giorno, finché non si capisce dove finiamo con sto robo, non vedo come effettivamente possa andare bene. Tutto qui. Perfetto, però allora sull'oro ci sono un po' di domande in merito a quello che hai detto tu sulle due teorie. Federico ti chiede, ma tutte e due le teorie sul gold non confermano il suo status di bene rifugio?
E poi Roberto dice: da commerciante comprare oro sui massimi non ti sembra un controsenso? In fin dei conti è una commodity quando... aspetta che leggo tutto. Allora, in fin dei conti è una commodity quando è ai massimi si cercano gli short. Cosa ne pensi? Queste sono le due domande sull'oro e poi magari chiudiamo. Oddio, no? Beh, però allora la seconda la rispondo subito, poi la prima me la devi dire, da commerciante adesso sui massimi, eccetera. Innanzitutto non è sui massimi perché siamo a 1600 e i massimi 1690, se andiamo a vedere la quotazione in oro, i massimi storici erano arrivato oltre 1800, 1850, sempre nel 2013. Quindi non sono i massimi, però lui mi dice, vabbè, 1600, 1690, dai, su, torni, sono sempre prezzi alti. E io ti dico, ma non è che questi sono delle roulette che girano a sinistra, a destra, le commodities, delle, così, dei numeri casuali, randomici, che girano alti, bassi. C'è un contesto, e contesto, io credo, e dico sempre questo, però è un'idea mia che sta a sconfessare, però per me no. Io credo che in questo contesto, io credo che in questo contesto l'oro debba essere comprato dalle banche centrali e dai grossi portafogli, sempre, sempre. E quindi ha una valutazione teorica sempre apprezzabile, che poi adesso costa di più perché il mercato sta arrivando a questo ragionamento che io faccio da 3-4 anni. Perché il regime di quantitative easing, dove il denaro è stampato senza limiti, ad libitum, adesso senza dei criteri razionali, non so. Meno male, se c'è bisogno, Powell oggi fa quantitative easing 50 miliardi al mese. Draghi può dire da 20 a 40. Giappone già lo fa tutti i giorni, una cosa spaventosa. In questo contesto di banche centrali che stanno esagerando, in questo contesto qui, evidentemente il valore intrinseco di un bene prezioso che esiste storicamente da sempre ha maggior valore. Ha maggior valore perché il dollaro, l'euro, lo yen, potendo essere stampato all'infinito, e siccome secondo me il trucco per pagare i debiti pubblici, i grandi stati occidentali, che sono tutti estremamente indebitati, l'America è una cosa mostruosa. L'America è mostruosa perché sono 22 mila miliardi, quando l'Italia ne ha 2004, chiaro, l'America è più grossa, è una cosa mostruosa l'Italia, è una cosa mostruosa il Giappone, è una cosa mostruosa, sta cominciando la Francia. E tranne la Germania, anche l'Olanda, che è piccolina l'Olanda, tutti questi stati stanno andando avanti solo a stampare il debito pubblico. L'Italia ha chiesto una deroga, adesso giustamente, a mio avviso, sfonderà di tantissimo il deficit perché incasserà meno tasse, perché le aziende faranno tutte schifo, meno utili, meno tasse. Dovrà fare un sacco di cassa integrazione, un sacco di spese sanitarie, un sacco di aiuti e quindi avrà un deficit mostruoso. Dal momento che si va, Trump, chi segue queste cose, lo conosce, no? Perché l'economia americana va benissimo? Sì, sarà bravo Trump, ma sarei bravo anch'io. Adesso, perché? Perché basta che te forare, sai chi è brava? La Germania non fa debito pubblico, perché basta che aumenti il debito pubblico di un 4, 5, 6, 7%, l'America sfonda il 6% quest'anno, che va bene. Evidentemente, se te fai una spesa pubblica di miliardi e miliardi di dollari, diminuisci le tasse di miliardi e miliardi di dollari, per cui tutti sono più contenti, ha più potere d'acquisto, non li tassi, e fai opere pubbliche come stanno facendo in America, infrastrutture, eccetera, e grazie che poi fai più 2, più 3, più 2, più 3, più 2, più 3. Però il debito da 19 mila miliardi passa a 22 mila, 3 mila miliardi in 2 anni, 3 anni. Tutto qui. Questo
Quindi, in questo contesto immenso, cartaceo, l'oro, però nella mia idea, avrà sempre un valore intrinseco, vero, storico, e sarà sempre apprezzato anche dalle banche centrali, perché verrà un momento, magari io sarò morto, in cui la credibilità di questi stampatori, d'altronde, magari fanno anche bene, se fossi io. O Draghi, dico, sono obbligato a stampare perché così teniamo sui mercati finanziari debiti pubblici, loro, sai che gli frega il debito pubblico, tanto danno via dei BTP che rendono lo 0,9 all'anno e quindi tanto li compra la banca centrale e li comprano gli altri. E questo è il sistema. Quindi per me è proprio una filosofia che ho io che giustifica l'acquisto di oro. Poi ho ragione. Io sti discorsi qui, chi mi segue qui in questa chat, ci saranno almeno una cinquantina di persone che mi seguono, sa che li faccio dal 2016 e ho avuto anche ragione, onestamente, perché l'oro si apprezzava a 1100, è arrivata a 1900, a 1700, 1690. Adesso costa caro, boh, per me l'oro andrà sempre di moda, per cui pur essendo riuscito, perché poi alla fine ti viene, io ci rientro in piccola parte e credo che anche questi prezzi, se uno spunta qualcosa di meno, sia un'ottima cosa. Perfetto Tony, D'accordo. non ti rifaccio la domanda perché l'hai spiegato molto bene, infatti anche poi Roberto dice, ho capito, vuoi dire che in fin dei conti tra cripto, bull, l'oro è l'unico valore vero da sempre? Hai perfettamente ragione come sempre. Poi Pietro dice, ma allora il tema è se sia giusto e conveniente per ora e per un domani aumentare il debito pubblico. Una domanda poi, visto il tempo ormai già quasi che... Giusto o conveniente, ci sono dei dibattiti sul debito pubblico, forse è anche giusto, non sta a me a dirlo. Un bel giorno ci sarà un default o una grande iperinflazione e chi avrà liquidità o debito pubblico verrà fregato, cioè non esistono pasti gratis, però magari in questo momento qui l'unico modo, io dico sempre questo però, che la comunicazione, la velocità dell'informazione, il desiderio dei potenti è quello di vincere le elezioni. E le elezioni oggi le vinci, visto che tutti ormai sanno tutto, lo vinci se sei uno che non tassi, se prometti il reddito di cittadinanza, se prometti quota 100, se prometti di abbassare le tasse, come ha fatto Trump, se prometti di portare la borsa a 10.000. E tutto via così. Quindi, se fai queste cose, evidentemente il debito pubblico non lo puoi salvaguardare. Non lo puoi salvaguardare. Esclusi i tedeschi che di filosofia hanno un'altra impostazione. Quindi, non c'è lo statista lungimirante. Il periodo del quantitative easing è un periodo dove non abbiamo statisti in giro al mondo. Perché l'idea, lo statista è quello che cerca di progettare per il bene della propria nazione un piano a 30 anni. Magari a scapito della popolarità, come fece, non so, Margaret Thatcher alla fine degli anni 80, che chiudeva le miniere di carbone, disse qui dobbiamo chiudere, e suscitava la protesta e l'indignazione della gran parte della popolazione britannica. Qui, se però uno dice teniamo le miniere di carbone, mandiamo in pensione le persone non a 62, a 57 anni e via così, evidentemente hai più popolarità, vieni eletto, però poi dopo paghi qualche cosa. Cosa è giusto? Boh. Infatti, considerazione personale, pagheranno sicuramente le generazioni future questo. Ti volevo fare una domanda su euro-dollaro che mi era stata fatta anche venerdì da Alessandro, la sta riproponendo adesso. Se secondo te questo rialzo di euro-dollaro stia già scontando il taglio dei tassi da parte della Fed, che ci sarà a marzo, molto probabilmente. Se questo rialzo di adesso sconta già il taglio questo che stiamo vedendo adesso? Sì, questa era la No, domanda. allora
fortuna che ce l'ha registrata. Sono partito dicendo delle cose e mi faccio i complimenti da solo perché 22, 3, 30, poi abbiamo visto anche 22, 4 di Fibre, siamo a 21, 9, 90. Il DAX ha perso 200 punti, tiene un po' il Nasdaq che ne perde 30, lo Standard & Poor's. Allora, secondo me, oggi il recupero, che è figlio del recupero di venerdì sera, è stato generato dalla parola, dalle parole di qualche elemento della Banca Federale, volta a dire che la banca americana entrerà in azione nella riunione di marzo. Dal punto di vista fondamentale economico, non basta, noi siamo abituati a bassa e tassi, vola. Ah, ma ci sono eccezioni. Non è che è proprio così. Ci sono dei momenti in cui abbassare i tassi può avere un effetto propulsivo anche per l'economia, perché la gente con i tassi bassi ha più piacere di non pagare denaro e fa investimenti, investimenti che creano occupazione, domanda e reddito. In altre situazioni, queste ultime, l'abbassamento dei tassi è una mossa tecnica, nel senso che Powell dice: qui le borse cominciano ad andare male, diamo il contentino dell'abbassamento dei tassi, che tutti abbassano i tassi. Ma se la situazione contingente è una situazione di panico generata dal coronavirus, dove la domanda aggregata di investimenti, consumi e servizi rimane neutralizzata dal fatto che la paura prevarica il vantaggio di avere un quarto di punto in meno, mezzo punto in meno, il ribasso dei tassi può essere paradossalmente quasi nocivo, perché vai a spuntare un'arma importante in un contesto che magari successivamente ne avrebbe bisogno. Ma se fai come Draghi, poverino, pace all'anima sua, ha fatto bene, e hai i tassi a zero, e adesso c'è il coronavirus, più di andare a zero non puoi andare a zero. Gli americani, ecco perché chi mi segue, io dico: guarda che l'euro-dollaro nel lungo è più facile che vada a 1,17 che a 1,03. Perché Trump ha la possibilità, Powell, di fare 5-6 diminuzione dei tassi e quindi indebolire il dollaro, perché voi sapete che se i tassi vanno a zero anche il dollaro si indebolisce. Ecco, questo è il contesto. In questo contesto drammatico, drammatico per l'economia e forse anche dal punto di vista umano, speriamo di no, drammatico per l'economia, io me ne intendo, cioè, ma avendo un'attività io lo vedo. Andate in giro, chi è dell'Emilia Romagna, della Lombardia, del Veneto, vada in giro e chieda a prendere un operativo e chieda al barista come vanno le cose. Vado in qualche ristorante. Io sono andato mercoledì scorso a pranzo con un mio amico all'una, e un posto che era sempre pieno, era a metà, e via così. E questo è quanto. Quindi l'effetto tassi l'ha scontato, e forse considero la cautela d'obbligo anche con l'abbassamento dei tassi. Perfetto, Tony. Tu tra l'altro non leggi i messaggi, però molti complimenti per la chiamata short di oggi sul Fuzzy Mib, quindi ottimo, Tony. Io sì, come io sento anche io, queste belle chiamate pulite con rumore così non le sento mai. Quando ci indovino, siccome questa era proprio lodato anche nei miei segnali, insomma, qui e lì, quando ci indovino sono contento e ringrazio chi ha, e spero, anche se è proibito, insomma, spero, siccome ovviamente io non. Sono cose che faccio io, non le consiglio, anche perché sarebbe proibito. Spero però che qualcuno, dicendo l'ha fatto Tony, lo fa, però ci provo anche io, abbia guadagnato dei soldi. Ecco, questo lo posso dire. Ottimo, Tony. Allora, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto e allora vi ricordo però che il prossimo venerdì non c'è il solito appuntamento, ma slitta al 9 di marzo, quindi lunedì alle 8:45 siamo di nuovo qui.
Allora, vi ringrazio per, ovviamente siamo sempre in tantissimi e vi auguro una buona settimana di trading. Grazie a Grazie tutti, Tony. grazie, grazie, grazie a tutti, ci sentiamo lunedì prossimo.